Grazie Presidente, colleghe e colleghi, Assessore, ci sono voluti molti mesi per approvare questo piano dei rifiuti in Commissione. In realtà i molti mesi non sono dovuti certo alla mancanza da parte dell'opposizione di dialogo, di tentativo di migliorare questo piano dei rifiuti, ma evidentemente da difficoltà che si sono riscontrate all'interno della stessa maggioranza. Ma a parte il racconto di quello che è successo in Commissione, come radicali riteniamo questo piano inadeguato ad affrontare il problema del ciclo dei rifiuti nel Lazio, inadeguato perché risponde ad altre esigenze, come anche lei Assessore ha detto, rispetto anche alla tempistica che occorre nel portare ad approvazione questo piano. Ce lo chiede l'Europa, ci chiede tante cose l'Europa in questi ultimi mesi, ma questo ce lo chiede ormai da anni. Collega Storace, riguarda anche lei, visto che il piano dei rifiuti che è stato approvato durante la sua presidenza ha avuto diciamo una bocciatura da parte dell'Europa. Il piano approvato nel 2002 infatti, lo ricordo, non è in grado di precisione sufficiente per assicurare quanto prescritto dall'Unione Europea. Però vede Assessore, ci sono questioni che riguardano il piano che non ci convincono assolutamente. Il primo è perché lei ha detto durante il suo intervento che questo piano non è la Bibbia. Adesso ho sentito il Presidente Carlino dicendo che non è un Vangelo, ma la consistenza delle pagine, dei capitoli, delle parole inserite nel piano è tale per cui 500 pagine che corrispondono a migliaia e migliaia di parole, a milioni di battute, in caratteri, spazi inclusi, come si dice quando si scrive un documento, rappresentano di certo una grande massa di concetti che però aggrediscono secondo me troppo poco il problema del ciclo dei rifiuti e diciamo dicono troppo nel creare considerazioni che appunto non rispondono efficacemente alla questione del piano dei rifiuti. Noi riteniamo che già l'aver descritto uno scenario principale, uno scenario di controllo, già questo racconta il limite di questo piano dei rifiuti. Lei a un certo punto nella sua relazione ha detto lo scenario di controllo rafforza lo scenario di piano. Io credo che queste sue affermazioni abbiano probabilmente una valenza filosofica che non è stata poi declinata nella sua stessa relazione, ma al tempo stesso però secondo me radicali in realtà rappresenta il contrario. Lo scenario di controllo in realtà è uno scenario che si sostituirà allo scenario principale e lo sostituirà purtroppo, rappresenta anche questo l'incapacità di dare risposte alle prescrizioni che ci vengono date e che dovrebbero corrispondere a un ciclo dei rifiuti da rivoluzionarie. Ci sono state nel piano, nello scenario principale, delle indicazioni precise. Si dice che il 65% è l'obiettivo per già da quest'anno, anche per il prossimo anno, di raccolta differenziata. Il 65% evidentemente è una cifra che viene messa per rispondere a delle richieste che la legge ci fa, che l'Unione Europea ci fa, così come poi la legge nazionale recepisce, ma in realtà noi con la nostra condizione impiantistica ovviamente non riusciremo mai a raggiungere nei termini prefissati e soprattutto anche qualora i cittadini del Lazio dovessero applicarsi al massimo oggi su una differenziazione dei rifiuti che arrivi a quelle cifre, al 65%, non avremmo
gli impianti che occorrono per la differenziazione. Ma, quindi se abbiamo da una parte un piano irrealizzabile e come scenario di controllo un piano che non è in grado di rispondere alla normativa europea, d'altro canto abbiamo una situazione attuale che vede la nostra regione al 18%, il Comune di Roma in particolare, che rappresenta la gran parte della produzione dei rifiuti del Lazio, rappresenta solo il 18% di raccolta differenziata. Ebbene, già questo ci racconta la situazione intollerabile che il suo assessorato deve governare e al tempo stesso dell'incapacità che governi passati di centrodestra e di centrosinistra hanno raccontato nei loro piani, sostanzialmente però non riuscendo a ribaltare la situazione. La nostra città, Roma Capitale, produce circa 5.000 tonnellate di rifiuti al giorno, il 22% solo è di raccolta differenziata secondo i dati forniti dall'AMA. Ma come dicevo prima, poi dei 4 impianti di trattamento meccanico biologico, Malagrotta 1 è fermo, Malagrotta 2 lavora al 60%, così come quello di Roccascencia, e solo via Salaria sembra raggiungere il massimo, diciamo, lavoro rispetto all'impiantistica. Però se noi facciamo la somma delle capacità impiantistiche, alla fine ci rimane sempre, anche considerando che questi impianti vadano al massimo, ci rimane sempre, diciamo, 1.000 tonnellate al giorno che non verranno trattate. Per cortesia, consiglieri, per cortesia. Ora, rispetto all'infrazione di Malagrotta, noi ci troviamo nella situazione per cui la Regione risponde, o attraverso l'aver fatto quel lavoro di individuazione di nuovi siti, risponde attraverso poi il prefetto, il commissario che dovrà chiudere Malagrotta e al tempo stesso indicare i nuovi siti. Ci troviamo nella situazione di sostituire Malagrotta con due nuove Malagrotta, con però quel paradosso per il quale non solo ci troviamo di fronte a una semplice sostituzione, non solo ci troveremo rispetto al deficit di impiantistica con un migliaio di tonnellate di rifiuti che non sono trattate, ma ci troviamo di fronte anche al paradosso che quei centri individuati abbiano caratteristiche che non sono qui a ripetere, non adeguate per individuare una discarica alternativa. Presidente. Consiglieri, per cortesia. Colleghi consiglieri, per cortesia. Non so, rispetto per l'oratore, anche per l'Aula, grazie. Non so se sia il caso di continuare in assenza di qualcuno della Giunta, perché altrimenti parlo a lei, ma non è responsabile della scrittura di questo piano. Sta facendo un'intervista, quindi rientra immediatamente. E allora mi fermo, così attendiamo la fine dell'intervista. Sospendo i lavori per 5 minuti.
Riprendiamo i lavori, prego consigliere Berardo. Traoré, anche un gran giocatore di calcio. Allora, grazie presidente, dicevo assessore che noi ci troviamo in una situazione per cui sostituiamo Malagrotta con due nuove Malagrotta e la particolarità è che questi due nuovi siti che vengono individuati dal prefetto non sono inseriti all'interno del piano dei rifiuti, con ciò praticamente saltando quella che è la VAS, la valutazione ambientale strategica, che di fatto per questi due siti non c'è. La criticità ulteriore è che questi due siti si trovano in situazioni che non voglio ripetere, non adatte a individuare delle discariche, ecco, per non usare, non spendere troppe parole rispetto all'individuazione dei due siti. E soprattutto ci si trova di fronte a una incapacità di governare la situazione, stante il fatto che utilizzando al massimo gli impianti che non sono in questo momento al massimo, eppure avremo un residuo di un migliaio di tonnellate di rifiuti che comunque arriverebbero in discarica senza essere trattati, così come avviene a Malagrotta. Ora, i tempi che pendono sulla nostra vita, che speriamo rimanga civile, perché Malagrotta sta per chiudere, l'esaurimento della discarica di Malagrotta è già stata superata più volte con varie proroghe, queste proroghe però non sono servite a trovare le condizioni perché la nostra regione avesse una risposta diversa da quella che è stata usata fino ad oggi, cioè il conferimento in discarica del tal quale. Le proroghe sono servite solo per l'inerzia della politica in tutti questi anni e continua, credo, anche in questi mesi. Anche in questi mesi perché? Perché a fronte della conclamata illegalità in cui noi ci troviamo come regione, ebbene, a fronte di questa conclamata illegalità non si agisce aggredendo il problema con importanti investimenti. Lei ci diceva di 135 milioni di euro che verranno investiti, ma questi 335 milioni di euro non siamo sicuri che possano risolvere, anzi siamo sicuri che non possono risolvere quello che ho appena raccontato. In più ci troviamo di fronte al paradosso secondo il quale, se pure Malagrotta verrà superata, ebbene ci troveremo ad utilizzare dei siti in cui verrà conferito in discarica dei rifiuti senza che questi nuovi siti abbiano il cosiddetto polder, cioè quell'involucro che separerà il terreno dai rifiuti. Si dice si farà l'impermeabilizzazione, però questa impermeabilizzazione non c'è mai stata. Era stata ad un certo punto pensata per sperimentare una delle discariche attigue a Malagrotta, ma quella sperimentazione non c'è mai stata. Quindi si rischia ulteriormente anche rispetto all'utilizzo di queste discariche senza polder e appunto con questa impermeabilizzazione. Ci sono altre questioni che attengono a delle scelte che secondo me devono essere fondamentali, secondo noi devono essere fondamentali. Noi radicali pensiamo che la rivoluzione possa avvenire responsabilizzando al massimo i cittadini, responsabilizzando al massimo i comuni, ma quando si sceglie un ato regionale come territorio in cui poter decidere dove inserire la discarica, ebbene lì si distacca, così come per i cittadini, si distacca dalla responsabilità di quel comune la capacità di organizzare una raccolta differenziata e andare verso il cosiddetto rifiuto zero, che certo è una tendenza, non sarà mai possibile arrivare a rifiuti zero, ma se non si cerca neanche quella tendenza non si arriverà mai. Certo, di fronte ai soldi che occorrerebbero, io sarei curioso anche di sapere se oltre al comune di Roma, Fiumicino e Ciampino, noi sappiamo che la città del Vaticano conferisce rifiuti nella discarica di Malagrotta, sarei curioso di sapere se
la città del Vaticano paga il conferimento in discarica dei propri rifiuti. Questa è una curiosità che non sono riuscito fino ad oggi ad avere come risposta. Ho cercato, ho fatto ricerche, probabilmente ci sono bollette mai pagate da parte della città del Vaticano. Questa è una domanda che le rivolgo, perché certo non sono gratis i rifiuti, insomma non sono, credo, produzioni religiose, ecco, con tutto il rispetto parlando, visto che si fa differenza tra quelle che sono gli immobili che ad uso commerciale o non commerciale sul quale pagare l'ICI, credo che i rifiuti siano sicuramente una questione che non attiene alla questione religiosa. Io concludo qua, assessore, dicendo che il gruppo radicale non voterà questo piano dei rifiuti, non voterà a favore di questo piano dei rifiuti, perché non risponde alle esigenze di quello che ci vorrebbe per la nostra regione, una completa rivoluzione, percentuali di raccolta molto superiori all'attuale 20%, quanto è, erano state individuate già dal 2002 nel piano Verzaschi, era stato già individuato in altri piani dell'epoca Marrazzo, ma scrivere su un piano che si arriva al 65% di raccolta differenziata costa poco, costa qualche battuta, non servivano 500 pagine, bastava molto di meno per scrivere come ci si sarebbe avvicinati a quella percentuale, bastava dire quanto si voleva investire, come si sarebbe trovate le risorse per fare quegli impianti che oggi mancano, e che se anche noi tutti tentassimo di fare raccolta differenziata nelle nostre case, comunque ciò non basterebbe a rivoluzionare la nostra regione. Passando per i cassonetti di Roma, assessore, la raccolta differenziata fatta per strada ci fa capire quanto questa non avvenga assolutamente. I cassonetti bianchi e blu sono completamente vuoti, e non perché si passi a prendere costantemente il rifiuto lì conferito, ma perché assolutamente le percentuali di raccolta differenziata sono anche molto meno di, secondo me, di quanto alla fine vengono dichiarate. Sono completamente pieni invece i cassonetti di raccolta indifferenziata, e purtroppo Mala Grotta è sotto casa nostra proprio perché non ci si mette nelle condizioni, non si mettono i cittadini nelle condizioni di avere responsabilità, premialità e anche, lo dico rispetto al piano dei rifiuti, anche rispetto ai comuni, rispetto alla scelta del lato regionale e non per esempio al lato che corrisponde al comune di Roma e poi un altro lato che potrebbe corrispondere alla provincia di Roma e delle altre province, individuare lì la responsabilità per l'individuazione delle discariche. Se si usa un auto regionale, evidentemente si continua ad applicare quella deresponsabilizzazione che non porterà mai alla rivoluzione di questo ciclo dei rifiuti. Noi radicali allora non ci stiamo e non voteremo a favore di questo piano. Grazie Presidente. Grazie.